Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video in cui vedremo come Magnus Carlsen, l'attuale campione del mondo, ha sconfitto Maxim Vachier-Lagrave. Lui, Vachier-Lagrave, è considerato il favorito per sfidare Magnus Carlsen nella finale del campione del mondo, quindi è il favorito per vincere il torneo dei candidati. E allora vediamo subito questa partita. Ciao, sono Roberto Palazzotto, candidato maestro e istruttore della Federazione Scacchistica Italiana. Clicca sul tasto iscriviti per non perdere i prossimi video e unisciti al gruppo Facebook Scacchista Matto per ricevere i migliori consigli su come migliorare nel gioco degli scacchi. La partita è del torneo Rapid organizzato da Magnus Carlsen che si sta svolgendo proprio in questi giorni. C3 B6, quindi un'apertura innanzitutto molto strana. Certamente l'idea di Carlsen è quello di sorprendere l'avversario, uscire dalla teoria, quindi dai canoni standard. E quindi giocare ad armi pari, mettiamola così, giocare senza standard, senza concetti già studiati e magari preparati a casa. E4, chiaramente l'idea di conquistare il centro, alfiere B7, quindi il nero decide di fiancheggiare l'alfiere campo chiaro e attacca subito il pedone E4, che viene difeso dal pedone D3. Quindi mossa abbastanza standard. E6, nessuno dei due giocatori si vuole sbilanciare, non ci sono mosse attualmente di attacco, quindi grandi spinte di pezzi verso il centro o di rottura nelle case di 5 o E5. Cavallo D2, sviluppa il cavallo, sostiene il pedone 4, quindi magari in futuro potrebbe pensare di spingere il pedone in D4. D5, ecco qui già una prima mossa di rottura. L'idea è chiaramente quella di eliminare un pedone avversario dal centro e quindi ottenere una posizione a seguito del cambio abbastanza pari, che per il nero può essere considerato anche buono come risultato. Cavallo F3, probabilmente la mossa migliore perché continua lo sviluppo di un pezzo, non mangia il pedone. E nel caso in cui il nero decidesse di mangiare il pedone, probabilmente potrebbe essere una posizione buona per il bianco perché libererebbe l'alfiere campo chiaro, che in questo momento è abbastanza passivo. Come vedete, può andare solamente nella casa E2, quindi i pezzi bianchi stanno giocando in maniera molto passiva e difensiva. Cavallo F6, E5. Qui stiamo rientrando da un'apertura inesistente, che è quella con C3. Stiamo rientrando in una francese. Infatti, E5 perché chiaramente attacca il cavallo, si muoverà in D7, D4. Vedete ora che la struttura è come la francese. La francese è E4, E6, D4, D5 e poi E5 è la variante di spinta. Quindi alla fine, da un'apertura irregolare, siamo rientrati in una francese di spinta con C5 come spinta di rottura. Nella francese l'alfiere campo chiaro è sempre considerato il punto debole di questa apertura, perché comunque è bloccato dai suoi stessi pedoni, e una scelta potrebbe essere quella di svilupparlo in fianchetto, non è assolutamente sbagliato. C5, spinta di rottura, minaccia il pedone D4, il bianco non può assolutamente mangiare il pedone C5 perché si indebolirebbe in maniera irrecuperabile la situazione. Il pedone C5 rimarrebbe avanzato e non sostenuto da pedoni, il nero avrebbe tre pedoni al centro, quindi C5, D5, E6, il bianco solo il pedone E5, quindi è chiaro che pedone pair è sbagliata. E per questo Carlsen decide di fare H4, già qui è una mossa abbastanza particolare, comunque diciamo alla Carlsen, che è un giocatore nel caso di attacco. Qui vediamo qual è l'idea di H4. L'idea è chiaramente cominciare già ad attaccare, a creare degli squilibri nella posizione. Un'idea può essere H5, H6 e magari evitare un arrocco corto. Qua il nero si deve pensare più volte prima di arroccare corto dopo H4. Vedremo come va la partita. Cavallo C6, quindi continua il suo sviluppo, Vachier-Lagrave. Alfiere D3, stessa cosa per Carlsen, rimane ora solo l'alfiere da sviluppare e il re che deve un po' decidere cosa vuole fare. Pedone per, posizione quindi abbastanza equilibrata, non ci sono particolari vantaggi da una parte o da un'altra. Cavallo
Cavallo b4. L'idea è minacciare l'alfiere, in quanto sappiamo che la coppia di alfieri è un vantaggio. Quindi scambiare un cavallo per un alfiere in questa situazione può essere vantaggioso. Perché immaginiamo, per esempio, se sul cavallo b3, cavallo per alfiere, donna per re, il nero avrebbe tutti e due gli alfieri, mentre il bianco solamente un alfiere. E quindi in un ipotetico finale questo elemento può essere vantaggioso e anche determinante. È per questo che Carlsen decide di fare alfiere 2. Non vuole cedere l'alfiere campo chiaro per un cavallo. Cosa succede? Donna c8, minaccia cavallo c2 e scacco. Attacco il re e attacco anche la torre, quindi è un attacco doppio. Dunque bisogna cercare di difendersi. Una mossa abbastanza, direi, intuitiva è arrocco corto, perché arroccando si evita questo attacco doppio e comunque si completa lo sviluppo. Qui bene o male possiamo dire che siamo usciti all'apertura. È vero che l'alfiere campo scuro di entrambi i colori non è ancora sviluppato, però ok, il bianco ha comunque una posizione abbastanza buona e in poche mosse riuscirà a svilupparlo. Stessa cosa il nero, in una semplice mossa riesce a sviluppare l'alfiere. Quindi possiamo dire che appunto l'apertura è conclusa. E si entra in questo medio gioco abbastanza particolare, perché è vero che la posizione non presenta squilibri, però questa sfida in H4 può far vacillare, può essere determinante per un'eventuale vittoria, perché comunque evita l'arrocco corto in un certo modo, perché alfiere 7, arrocco corto, H5, H6 è interessante. Magari in futuro anche cavallo H2 libera questo alfiere e portare la regina. Cioè, non penso che arrocco corto sia la scelta corretta. Quindi il neo deve decidere se rimanere con il re al centro, roccare lungo penso neanche, perché essendo con una C aperta probabilmente il neo rimarrà con il re al centro. Vediamo, alfiere a 6, qual è l'idea? Come vi ho detto, nella francese l'alfiere campo chiaro è il punto debole, quindi scambiarlo per l'alfiere avversario è certamente un vantaggio, perché si avrebbe una situazione in cui l'alfiere campo scuro è un alfiere buono per il nero, mentre l'alfiere campo scuro del bianco non ha un grande gioco. Perché dico questo? Basta guardare la struttura pedonale. Se io, facciamo finta che io sono il bianco, se ho i pedoni messi in case scure, e allora il mio alfiere sarà limitato, quindi il mio alfiere predominante, quello forte, sarà alfiere campo chiaro. Se invece vediamo il nero o i pedoni in case bianche, allora l'alfiere campo chiaro sarà quello debole e l'alfiere campo scuro quello forte. Alfiere per alfiere è, vabbè, inevitabile, vediamo che l'alfiere è attaccato e non ha vie di fuga, e quindi decide di scambiarlo. Donna per cavallo 1. Attenzione, qui già vediamo l'idea del bianco di liberare la diagonale della regina, minacciare magari in futuro spinte con f4 f5, quindi comincia a crearsi un principio di attacco. Torre c8. Qui c'è un'altra mossa che vorrei farvi vedere, perché chiaramente si nota che con cavallo 1 il bianco sta lasciando un po' impresa. Quindi Maxim va a scegliere la grave, potrebbe catturare il pione a 2. Allora vediamo cosa succede sulla cattura. Secondo me è corretta questa cattura? Vediamolo subito. Sul cavallo per a 2 il cavallo è chiaramente inchiodato, perché dietro c'è la regina, e quindi un'eventuale minaccia, non immediata, però un'eventuale minaccia potrebbe essere quella appunto di attaccare questo cavallo. Vediamo per esempio sul cavallo f3, donna c4 risulta essere la mossa corretta, quindi per cercare di schiodarsi, quindi togliere la regina dall'inchiodatura. B3 attacca la regina, ma soprattutto evita che la regina difenda il cavallo, quindi attaccato anche il cavallo. Unica mossa cavallo c3 in modo da attaccare la regina, però qui la posizione che scaturisce è vantaggiosa per il bianco. Vediamo, pedone per cavallo per donna, quindi uno scambio di regine, pedone per pedone. Attenzione, perché il cavallo ha poche case di fuga, quindi probabilmente per d5 non è corretta, però vediamole entrambe. Vediamo sia per d5 sia cavallo c3. Vediamo prima è per d5. E per d5 cavallo d3, quindi si attiva il pezzo rimasto un po' arretrato, che è il cavallo, e si minaccia anche il cavallo avversario.
cavallo c3, alfiere d2, qui il cavallo riesce a fuggire, non rimane intrappolato, perché comunque ha la casa e4. Però, qual è il problema di questa posizione? Il problema è la distribuzione, no, diciamo, il modo in cui sono messi i pezzi del nero in gioco. Per esempio, questo cavallo in d7 dove può andare? In c5 non ci può andare perché c'è il pedone, in e5 non può andare, in f6 non può andare, non ha case, solamente in b8. Ma la stessa cosa vale anche per l'alfiere. L'alfiere, grazie al cavallo in d3, non può andare in b4, non può andare in a3 sulla torre, può andare solo in e7. Quindi vediamo che i pezzi neri sono messi veramente male. Quindi questi due pedoni d4 e 5, ma anche il modo in cui sono messi i pezzi bianchi, rende la posizione favorevole per il bianco, che in futuro potrebbe pensare magari di raddoppiare le torri e attaccare il primo a 7, ma anche sto pensando un alfiere b4, idea poi di entrare un cavallo c6. Probabilmente qui il bianco è una posizione assolutamente... Ah, ma sto pensando il pedone d5 forse rimane... Sì, viene mangiato. Qui il cavallo è attaccato. Un cavallo e4, cavallo f4 e il bianco mangia il pedone d5. Quindi già semplicemente in due mosse il bianco mangia un pedone. Ritorniamo indietro, perché vi dicevo un'altra mossa è cavallo c3. Però anche in questo caso la posizione è prenotata per il bianco. d6, pedone, passato, sostenuto, addirittura qui ora l'alfiere non si può neanche muovere in e7, vabbè, qui la posizione è assolutamente vantaggiosa per il bianco. E a questi livelli stiamo parlando del campione del mondo contro probabilmente il secondo al mondo, comunque certamente se la gioca magari con Caruana e Nakamura, insomma, nel caso top 10 del mondo, qui con un vantaggio posizionale loro vincono la partita tranquillamente. Torniamo indietro perché la mossa che ha giocato Maxime Vachon-Lagrave è torre c8. Torre c8, l'idea ovviamente è di mettere una torre nella colonna C, che è aperta, quindi assolutamente mossa corretta, che segue i principi del medio gioco. Minaccia un eventuale cavallo c2, anche se probabilmente non c'è granché, però comunque comincia a far pressione sul lato di donna del bianco. E allora ecco perché il bianco, quindi Carlsen, reagisce attaccando il lato di re, h5. Alfiere 7, si completa lo sviluppo, non penso che il neo sia corto, vediamo che il pedone già è arrivato, vedevo qui, il pedone già è arrivato, quindi un eventuale donna g4 h6 già minaccia matto, quindi dubito che l'idea del nero sia rocca e corto. a3 minaccia il cavallo, anche se in realtà la regina inchioda la torre, però comunque è un'eventuale minaccia futura, per esempio dopo cavallo b3 che difende la torre. Cavallo c6, torna indietro, regina g4, ecco subito che cavallo e1 prende significato. Perché cavallo e1? Perché liberava, come dicevo, la regina, ed ecco che la regina attacca il pedone g7. Quindi si creano due attacchi, da una parte il bianco che attacca il lato di re, dall'altro il nero che attacca il lato di donna. g5, bellissima mossa, probabilmente molto difficile da immaginare per noi comuni mortali, perché comunque è una mossa tosta. Anche se forse, pensandoci bene, probabilmente anche l'unica. Quindi, perché cosa succede? Se torre g8, la torre comunque è messa abbastanza male. Penso anche h6, deve fare g6, crea molte debolezze. Altro modo per difendere il pedone è rf8, è veramente bruttissima. Quindi sì, probabilmente pensandoci a fondo, risulta essere l'unica mossa effettivamente che funziona, che riesce a tenere la posizione in equilibrio, quindi in parità. Qui il bianco potrebbe mangiare en passant, quindi h per g6, però non conviene, perché il neo rimangia e si ritrova con la colonna h aperta, quindi probabilmente ci può essere un ribaltamento, quindi magari poi i pezzi del neo potrebbero tornare, cioè andare nel lato di re e attaccare contro il re bianco. Infatti qui Carlsen decide di non mangiare e fa cavallo f3. h6, molto molto bella, e qui probabilmente già riflettendoci forse preferirei la posizione del nero, quindi forse la posizione del nero è leggermente vantaggiosa. Perché? Perché è riuscita a bloccare l'attacco del bianco completamente,
qui non vedo alcuna, non ci sono sacrifici ovviamente, non vedo mosse di rottura, e quindi bloccando l'attacco del bianco potrebbe cominciare a creare un attacco considerevole dal lato di donna. Immagino cavallo A5, cavallo C4, cavallo B3, ma anche cavallo B8 e cavallo C6, quindi magari attivare questo cavallo D7 che in questo momento ha poche chance. Penso anche B5, B5, cavallo B6, cavallo C4 è molto interessante. Quindi bloccare l'attacco da un lato, e questo è un obiettivo fondamentale da intraprendere quando ci sono questi attacchi in lati opposti. Quindi dovete pensare sia chiaramente a portare avanti il vostro attacco, ma anche a difendervi, e se riuscite a bloccare l'attacco avversario, allora avrete molto più tempo a disposizione per completare il vostro attacco. Alfiere 3. E alfiere è l'unico pezzo rimasto ancora non mosso, quindi completa lo sviluppo, difende il peon D4, quindi in futuro se cavallo e regina si vorranno muovere il peon D4 è sostenuto. Regina E2 minaccia il pedone B2, interessante questa mossa, e comunque mette la regina in vicinanza, quindi nella parte diciamo nemica. B4 ovviamente deve difendere il pedone e fa una spinta interessante, perché comunque evita anche cavallo A5, cavallo C4, quel pione che dicevo prima, anche se crea la casa C4 una casa debole. Cos'è una casa debole? È una casa che non può essere controllata da un pedone. Quindi sto pensando anche a un eventuale B5, cavallo B6, cavallo C4 diventa un avamposto interessante. Avamposto, casa in colonna aperta sostenuta da un pedone. Cavallo D8. Il cavallo in C6 capisce che non può andare in A5, non può andare in B4, allora decide di farsi da parte per permettere alla torre anche un'eventuale discesa. Regina H3, e ora attenzione perché ci sono due varianti. Allora, qui Maxime Vachon-Lagrave ha deciso di fare F5, però vediamo cosa succede con torre G8. Torre G8 minaccia G4, anche se forse non è una vera minaccia perché poi c'è regina G3 e la torre rimane inchiodata. Può seguire G4 da parte del bianco, quindi evitarla completamente, perché comunque G4, regina G3, ok che non può mangiare, però comunque probabilmente la posizione non è buona. Immagino magari F5, anche il fatto che l'alfiere potrebbe andare in H4, ma semplicemente forse anche re F8. Se muove il cavallo, insomma, non sarà semplice poi gestire la posizione. Quindi G4 da parte del bianco. Vabbè, un po' segue l'idea che dicevo prima, stavolta al contrario. Il nero sta cominciando ad attaccare il lato di re, e quindi G4 blocca questo eventuale attacco, proprio lo blocca sul nascere. F5, qui E per F6, alfiere D6, questo è interessante. Cavallo D2. E cavallo per F6, e qui mi sa che la posizione nero è veramente buona. Perché qui semplicemente il bianco non ha controgioco. Stiamo vedendo che il bianco non ha più un attacco nato di re, non ha un attacco nato di donna. I pezzi sono anche scoordinati, non perseguono un obiettivo comune. Mentre il nero è messo abbastanza bene. L'alfiere sta minacciando, la regina è comunque vicino al re nemico, quindi comunque magari a porre per cui minaccia, addirittura il pione G4 è qui minacciato. La torre è in colonna aperta. Sì, qui il nero sta meglio, non c'è alcun dubbio. Vediamo un attimo se invece qui avesse mangiato il pione F5, che sarebbe successo? G4, regina G3, come vi dicevo prima, riesce a evitare la forchetta, peone perri, e vabbè, ma anche qui mi sa che sì, anche qua il nero sta meglio. Cioè, il fatto che il re rimane al centro non è assolutamente sfruttabile da parte del bianco. È vero che c'è il pedone C5 passato, quindi in eventuali magari cambi di pezzi il finale potrebbe essere vantaggioso, però secondo me qui il neo con cavallo F7, cavallo G5, cavallo E4, cavallo F3 o cavallo H3 scacco sono molte minacce. Quindi io qui preferirei il nero. E allora probabilmente torre G8 era la mossa giusta. Comunque stiamo parlando di una partita rapid, quindi a 15 minuti, dunque è normale che anche, cioè comunque non facciano i grandi maestri sempre le mosse migliori, alla fine non sono compiute. F5 è una mossa fatta da Vachon-Lagrave, E per F6, cavallo
Cavallo per F6, vabbè, qui mossa normale, anche per F6 è forzata, che si minacciava G4, o anche F4. Andiamo allora a cavalle 5, andiamo a vedere le mosse seguenti. Cavalle 5, qui cavalle 5 è un sacrificio, perché lascia il pedone in presa. Però a volte è consigliabile anche cedere materiale, quindi questo è un pedone, una qualità, per ottenere l'iniziativa. E infatti qui il bianco ha un leggero svantaggio, perché? Perché non ha un contrattacco e ha i pezzi scoordinati, la regina H3 si difende ma non fa abbastanza, cioè non fa granché. L'alfiere 3 pure, sono tutti i pezzi messi a difesa. Cavalle 1 è bruttissima, torre F1 non fa niente. Quindi cavalle 5 è una mossa molto attiva che permette magari in futuro a liberare i pezzi bianchi. Immagino cavallo D3, torre 1, anche torre C1. Probabilmente, forse anche questa torre in C1 potrebbe essere anche buona. Quindi cavalle 5 è interessante. Regina per H5, il neo accetta il sacrificio e va in vantaggio di un pedone. Cambio di regine e qui la posizione cambia completamente. Analizziamo un attimo questa posizione, contrapponendola a quella di prima, è completamente diversa. Non essendoci più le regine in gioco, l'attacco del nero è sfumato, i pezzi bianchi si sono in un attimo attivati, quindi il cavallo è messo benissimo in una casa centrale e comincia a minacciare, a controllare case avversarie. C'è il cavallo di 3 che lo sostiene, le torri sono in comunicazione e questo è molto importante perché vuol dire che possono occupare una colonna aperta, controllata come quella, la colonna C, senza aver paura di essere mangiati, perché per esempio torre C1, torre per, torre per. Quindi già qui il bianco ha raggiunto la parità. Andiamo avanti al alfiere D6. Mi piace il cavallo torre FC1, come dicevo prima, si controlla la colonna aperta. Torre per, torre per, e già attenzione perché stavolta il bianco ha controllato con una aperta, il nero ha i pezzi scoordinati. Dove dovrebbero stare i pezzi? Secondo me, mi immagino, questo cavallo starebbe meglio in E4, questo re magari ha arroccato e così che la torre potrebbe andare in C8, quindi mi immagino magari un cavallo in E4, questo cavallo in H5, in E7, la torre in C8, già staremo parlando di un'altra partita in parità. Probabilmente sarebbe un finale pari, ma con la posizione attuale il bianco probabilmente ha un vantaggio leggero, piccolissimo, difficile da trasformare in vittoria, però comunque è un leggero vantaggio posizionale. Torre H7, giusta, perché? Perché vuole subito portare la torre nella colonna aperta. Torre C8, ovviamente il bianco evita questo fatto e cerca anche di minacciare torre A8 e eventuali minacce per gli avversari. Torre C7, torre A8. Assolutamente non conviene al bianco cambiare torre perché sprecherebbe tutto il suo vantaggio. In questo momento il cavallo è inchiodato, quindi il bianco ha comunque un vantaggio posizionale perché i pezzi del nero sono un po' legati e quindi non conviene liquidare i pezzi. Inoltre ricordiamo che il nero ha un pedone di vantaggio, quindi il nero vuole cambiare i pezzi. Quando si è in vantaggio materiale bisogna cambiare i pezzi per entrare in un finale vinto. Cavallo F6, questo è l'errore di Massimo Schellagrav. Perché? Perché qui il cavallo inchiodato rischia di essere determinante alla sconfitta del nero. E cavallo F6 purtroppo è una mossa lenta che, seppur intuitiva, in effetti, considerando magari che qui la Schellagrav aveva magari 10 minuti sull'orologio, quindi doveva muovere anche velocemente, cavallo F6 potrebbe essere una mossa intuitiva, cioè il cavallo messo di lato non fa nulla, lo porto in gioco. Però la mossa giusta è Re 7, perché si schioda il cavallo in D8 e quindi in futuro potrebbe essere mosso per esempio in F7 e cavallo F6 seguirà dopo, quindi riesce a recuperare la partita. Vediamo per esempio su B5. Perché B5? Perché qui il pione del bianco, e lo vedremo spesso nelle varianti seguenti, il pione del bianco è alfiere D2 e alfiere B4, quindi attivare l'alfiere per poi magari fare cavallo per cavallo C6. Quindi B5 cavallo F7 riesce a recuperare la posizione, quindi qui già la posizione è pari.
non riesce il bianco a sfruttare questa minaccia al alfiere D2 e alfiere B4 perché semplicemente segue un cambio di cavalli, anche un cambio dei pezzi, e non ci sono minacce rilevanti. Vediamo invece sul cavallo G6 scacco, semplicemente riporta il rene 8, cavallo E5, B5, ecco. Stavolta la minaccia B5, alfiere D2, alfiere B4 è esistente, perché? Perché il cavallo D8 è inchiodato. La fine è sempre quello, il punto cruciale di questo finale. Tenere il cavallo D8 inchiodato, in questo momento il re non si può schiodare, cioè i cavalli controllano le caselle, e quindi B5, alfiere D2, alfiere B4 è un piano ottimo. E allora vediamo invece come è andata la partita, perché il cavallo F6, vediamo come il bianco è riuscito a sfruttare poi B5, esattamente, subito il bianco spinge il pedone per liberare la casa B4. Non è un problema lasciare il pedone sotto, vediamo cosa succede sul alfiere per A3. Alfiere per A3, cavallo C6, attacchiamo il cavallo inchiodato, deve tornare indietro con alfiere 7, alfiere D2, e ora qui il nero è legato. Cosa può muovere? Non ha mosse buone. È vicina alla posizione, infatti lo vedremo anche dopo, alla posizione si dice Zugzwang, cioè quella posizione in cui il nero o il bianco non ha mosse buone da fare, quindi qualsiasi mossa che fa peggiora la situazione. Quindi Zugzwang. Alfiere B4, alfiere F6, cavallo E5. Perché? Innanzitutto perché cavallo G8? Perché così libera la casa F6. Infatti, se non fosse stata libera, minaccia alfiere per alfiere e poi torre per cavallo. F6, cavallo E5, torre G7. E qui, come dicevo, è in Zugzwang il nero. Infatti torre G7, torre C7 addirittura consiglia il computer. Perché? Perché qua il bianco può fare qualsiasi cosa. Può fare F3, F2, comincia a sistemarsi i pezzi e dopo in futuro potrà cambiare i pezzi perché ha un finale vantaggioso. Cavallo G4. Inoltre dovrebbe andare in vantaggio di qualità dopo cavallo G4. Sì, lo vediamo subito. Ecco qui, cavallo per alfiere 7 e qui il nero perde una qualità. Torre per, scacco, torre per e via. E il finale diventa vinto. Vedremo questo tatticismo anche in avanti. Ritorno indietro velocemente. Ecco qui, B5 e Re7. Quindi qui Massimo Vasciale Grave si accorge di questa minaccia. Ovviamente capisce che B5, l'idea è alfiere D2, alfiere B4, e cerca di schiodarsi, ma è troppo tardi. Cavallo G6 scacco, Re D7. È sbagliata. Vediamo un attimo un'altra mossa, potrebbe essere Re8. Quindi torna indietro, ma anche Re8 non va bene. Cavallo D5, cavallo E4, cavallo C6, minaccia il cavallo inchiodato, unica mossa torre D7 per difendersi, cavallo E5, obbliga il nero a cambiare il pezzo, ritorna in C6, torre D7, e qui, qui semplicemente il bianco in futuro potrà effettuare quella manovra che vi ho detto prima. Vediamo un poco, F2, alfiere 1, ecco, minaccia alfiere B4, esattamente, H4, alfiere 7. Quindi di nuovo siamo rientrati in quella manovra. Purtroppo qui, paradossalmente, quindi sembra strano perché il nero ha un pedone di vantaggio, una posizione un po' passiva, ma purtroppo quello è essenziale. Quindi paradossalmente qui è inevitabile che il bianco riesca in un modo o nell'altro a effettuare questo piano e andare in vantaggio. Re D7, quindi dicevo, è sbagliata, ma comunque anche l'altra variante non era buona. Cavallo E5 scacco, alfiere per, cavallo per, re E7, alfiere D2, quindi continua questo piano, e qui addirittura Vasciale Grave abbandona. Probabilmente sembrerebbe prematuro abbandonare in questa posizione perché comunque è un po' di vantaggio, ma effettivamente non c'è nessuna maniera per recuperare la posizione. Per esempio, vediamo, non so, re 8, cavallo C6, quindi attacca il cavallo, torre D7, alfiere B4, è sempre quella variante. Quindi qui potrebbe già fare alfiere 7 e guadagna la qualità, ma siccome il nero è in Zugzwang, perché non può muovere il re, non può muovere la torre, non ha mosse buone con i pedoni o con il cavallo,
Il bianco può semplicemente migliorare la propria posizione e fare altri reset nel momento in cui lo desidererà, quando vuole, anche tra 10 mosse. Quindi C4, cavallo F6, F3. Vedete come stiamo migliorando la posizione, perché ora il nero non può neanche spingere i pedoni. Essendo un finale, il re conviene portarlo al centro e quindi re F2 è una mossa assolutamente buona. Alla fine, ovviamente, prima o poi, si può fare ora, ma si può fare anche dopo, alfiere 7 sarà decisiva. Torre per unica, torre per cavallo, poi via, cavallo per, e ovviamente qua, qualità di vantaggio, il bianco vince. Ecco perché, ritorno indietro, questa posizione è stata la posizione finale in cui Arcelagrav ha abbandonato. Quindi vediamo comunque come Carlsen, campione del mondo, riesce a portare in Zugzwang, quindi ad annichilire l'avversario. Vedremo se Arcelagrav diventerà il finalista e il campione del mondo, perché sicuramente scaturiranno belle partite. Iscrivetevi al canale YouTube e ci vediamo alla prossima. Ciao!